Volete sapere cosa sto guardando? Sto guardando la videodomanda di Carlo che tempo fa mi chiedeva consigli per la stanchezza agli occhi, che poi procura stanchezza in generale. Avete presente quando state ore davanti a computer, smartphone, tablet? Quando state sui social un sacco di tempo e vi viene quella pesantezza qui agli occhi o fate quegli interminabili sbadigli come un felino nella savana? Sono gli occhi stanchi. A Carlo ho dato una risposta con 3 strategie anti occhi stanchi e adesso la farò vedere anche a voi, così saprete sempre cosa fare quando vi si stanca la vista. Ma prima volete vedere anche voi la domanda di Carlo, vero? Eccola qua, la vediamo insieme. Simona, ciao, buongiorno. Guarda, io vorrei chiederti un consiglio che mi possa aiutare nel mio lavoro, perché come sai passo tante ore al computer e spesso mi capita di stancarmi gli occhi, però certe volte capita che non mi stanco semplicemente la vista, ma proprio sono stanco io, quindi faccio fatica a concentrarmi, l'attenzione cala, ecco, che cosa posso fare? Ci sono dei rimedi naturali? Ti chiedo un consiglio, grazie. La vista per tutti oggi è la funzione più sottoposta a stress. Lo sapevate? Ogni giorno subisce milioni di stimoli e ogni giorno dobbiamo prendercene cura. E allora ecco le mie 3 strategie per riposare gli occhi e rigenerare la vista. Così la prossima volta che vi capiterà di sentire gli occhi stanchi, saprete subito cosa fare. Ciao Carlo, grazie per questa domanda. So che è molto sentita da parte tua essendo un webmaster e quindi utilizzando tu gli occhi in maniera molto intensiva e molto concentrata. Ed è comunque una domanda, credo, molto sentita perché la vista è una funzione importantissima. Noi tante volte la diamo per scontata perché avviene in automatico e non ci rendiamo conto di tutto il lavoro che c'è dietro. Infatti gli occhi comunicano direttamente con il cervello e quindi tutte le informazioni che acquisiscono devono essere decodificate dal cervello, che deve attribuire dei significati e una collocazione non solo spaziale ma anche concettuale. Tutto questo richiede ovviamente molta energia di cui spesso non ci rendiamo conto. Inoltre viviamo in un mondo pieno di luce artificiale e riceviamo tantissimi stimoli visivi attraverso la luce, e la luce, come tu ben sai, ha una frequenza molto molto forte e molto sottile, per cui molto più pervasiva e impegnativa per noi, molto di più rispetto alle frequenze sonore o alle frequenze tattili con cui entriamo appunto in contatto. Per cui tutto questo stanca gli occhi, ma ci stanca, come dici tu, e è sicuramente utile ricorrere a delle strategie. Adesso io te ne voglio dare 3 in maniera che tu poi potrai dirmi se stai meglio e se ti stanchi meno e ti si stanca meno la vista. Allora, prima di tutto utilizziamo dei prodotti naturali e sotto forma di lacrime artificiali, perché quest'aria secca che siamo costretti a subire per via del riscaldamento o dell'aria condizionata, dipende dalla stagione, ma influisce, va a seccare anche la parte necessariamente umida dei nostri occhi, quindi possiamo utilizzare delle lacrime artificiali che sono dei prodottini, dei colliri naturali a base di eufrasia o fiordaliso o camomilla, queste sostanze che sono molto idratanti e anche un po' lenitive. Poi è molto utile, è importante fare un esercizio che si chiama palming, forse lo conosci ma ti ricordo di praticarlo, e si fa utilizzando il centro del palmo delle mani e appoggiandolo sugli occhi, senza premere mi raccomando, e appoggiando i gomiti sul tavolo, la testa sulle mani, quindi in questa posizione di relax con le spalle abbassate, rilassate mi raccomando, ci si concentra sul fondo degli occhi, quindi si porta l'attenzione all'interno senza focalizzarla visivamente su nessun oggetto, ma lasciando che l'occhio in questo modo si rilassi e si riposi. E soprattutto chi come te lavora molte ore al computer, ogni 2 ore circa dovrebbe prendersi 5 minuti di riposo e fare questo esercizio, che è assolutamente efficace.
Il terzo consiglio va praticato, messo in pratica alla fine della giornata. Prova, ti stendi e fai un impacco di ricotta fresca. Io come naturopata, lo sai, sconsiglio i latticini, ma in questo caso, per via transdermica, appoggiando la ricotta sugli occhi, sono assolutamente favorevole, perché l'effetto è molto rinfrescante, lenitivo, disinfiammante. Quindi ti stendi, fai il tuo impacchino di ricotta fresca sugli occhi per 10 minuti e sentirai che l'effetto è molto profondo e ti toglie proprio quella stanchezza dagli occhi e in realtà anche quella stanchezza del corpo, per cui ti sentirai poi fresco e rigenerato come ti conosco e so che puoi essere sicuramente. Quindi Carlo, abbi cura di te, abbi cura dei tuoi occhi e fammi sapere come va con questi tre consigli. Ciao! Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video, e iscrivetevi al canale, è facile, basta un click. Chissà quante persone conoscete che si lamentano di avere gli occhi stanchi, condividete con loro questo video, ne saranno felici. Lasciatemi i vostri commenti su questo argomento qui sotto, scrivetemi la vostra esperienza o le vostre domande. E nel mio sito, all'indirizzo che vi lascio nell'info box qui sotto, trovate tante altre informazioni utili sulla salute naturale. I vostri occhi hanno bisogno di recuperare la fatica ogni giorno, ricordatevelo sempre. E seguite i miei consigli, naturalmente. Ciao!